Eh sì, che è vero, eh? È un po' che manco, ma non ne parliamo. Accendiamo l'acqua intanto. Tempo di Covid. Che se mangiamo stasera? Allora, fragolini e menolette, le andiamo a mettere praticamente con carta da forno. Abbiamo preso la pezzatura, quelle piccole, per intenderci, quelli che non sono, diciamo, una porzione, e andiamo a sbollentarli in forno. Ecco qua la nostra teglia di fragolini con una tanuta, fragolini. E li andiamo a mettere in forno a 200 gradi per sbollentare. Ma andiamo a vedere proprio da dove vengono questi fragolini. Eh già, sono figli del divertimento questi fragolini. Emiliano col fragolo. Aie. Eccolo. Sto rinnescando fragolo. Grammi di pomodoro ciliegino. Questa cosa durerà ancora poco. C'ho un progetto in testa, però ve ne parlerò più avanti. C'ho un progetto in testa, ragazzi miei. Procediamo quindi con il tagliare i pomodorini per il sughetto in quattro. Purtroppo i capperi sono quelli sotto aceto, perciò li abbiamo messi a bagno nell'acqua in modo che perdono un po' del loro aceto. Abbiamo messo anche un po' di sale. E voilà, i nostri fragolini sono sbollentati, non cucinati ma sbollentati. Con molta pazienza mi vado a spinare pesce per pesce in modo da ricavarne solo filetti senza spine. Non ho ancora finito di pulire il pesce, però intanto mi vado a stappare una ribolla gialla perché è ora dell'aperitivo. Eh già, eh già. Ok, padella, goccino d'olio. Aglio e iniziamo. Sale grosso. Abbiamo messo il sale anche all'acqua. Andiamo a mettere anche una irrorata di prezzemolo. Purtroppo è questo il prezzemolo. Il mio progetto arriverà, ve ne parlerò, giuro. Abbiamo mandato a fuoco lento e abbiamo aggiunto capperi e olive. Anche i capperi, anche le olive faranno parte del progetto, ve ne parlerò più avanti. Ora i miei video saranno un po' più rari, ma vi parlerò. Sto sviluppando un progetto, un progettino. Eccolo finalmente il nostro protagonista indiscusso, il pesce di Porto d'Anzio. Voilà. Ora possiamo buttare la pasta. E la pasta è in padella. Adesso una bella mischiata. E voilà! Ecco a voi lo spaghettone agli scogli di Porto d'Anzio con capperi, olive e ciliegine. Voilà! Ora non ci resta che andare a mangiare.